Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e nuovo videocorso per la festa dell'Immacolata. Si avvicinano le festività natalizie, pur nel clima particolare che ben conosciamo, ed ecco come allora creare una piccola clip animata in maniera semplice che possa essere un augurio originale da fare ai nostri ragazzi, oppure ancora che possa rappresentare una clip video animata da inserire nel contesto della disciplina o di un argomento. Animaker, sito di riferimento animaker.it. Lo vedete in alto nella barra degli indirizzi. Io consiglio sempre di utilizzare come browser, lo sapete, Google Chrome o Mozilla Firefox. Questa è una risorsa freemium, cioè in gran parte free, ma poi con alcune funzionalità aggiuntive a pagamento. Bene, partiamo proprio da crea il tuo primo video, un click. Per analogia, Animaker la possiamo comparare a Powtoon, altra risorsa che trovate sempre qui commentata sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Vedete, ora io gli dico iniziamo, tasto Google, possiamo accedere con un account Gmail o un account della Google Suite. Vi ricordo che la prima volta facciamo questo e quindi vale come iscrizione. Dal secondo accesso in avanti la procedura diventa: hai già un account, accedi. Ed infatti io perseguo questa finalità. Vedete? Eccoci qua, accedi con Animaker. Clic sul tasto azzurro Google. Tramite browser, vedete, rileva gli account che in questo momento risultino presenti. Io scelgo uno dei miei account Google Suite. Veniamo subito alla limitazione legata alla versione free. Qui possiamo anche effettuare il download, quindi lo scaricamento delle nostre clip animate, ma nella versione free fino a 5 scaricamenti. Poi diventa una condivisione tramite link, quindi va bene anche per ambienti di restituzione come Classroom. Riquadro pubblicitario da chiudere con il clic sulla piccola X. Veniamo a noi. Crea i tuoi momenti. Tenete conto che abbiamo la possibilità di scegliere tra alcuni modelli, ecco per esempio video dei cartoni animati o annunci video, social media, invita, desideri, abbiamo diverse tipologie. Guardate un po', un Buon Natale in effetti c'è. Clic su Usa. Attenzione, qualora non trovassimo alcun modello rispondente ai nostri desideri, possiamo sempre, hop, scorro scorro in alto, vedete, ricercare. Da questa riga di ricerca interna in Animaker, una parola chiave, per esempio Natale, appunto. Poi vado a cliccare o tra i suggeriti per te o a premere invio sulla tastiera e vediamo cosa ci restituisce. Eccoci qua. We wish you a Merry Christmas. Perché non cliccare su USA su questo modello? Dai, avete osservato che c'è anche anteprima, per poter avere una idea generale di quanto stiamo facendo. Eccoci qui. Allora, come ci comportiamo? Intanto sposto appena appena il mio faccione per liberare la barra degli strumenti a sinistra verticale. Dici, ma cosa serve, Andrea? Guardate, commentiamo brevemente. Allora, modelli preconfigurati. Scendo ancora sotto, personaggi. Scendo ancora sotto, oggetti, quindi proprietà, tanto per essere chiaro, per oggetti io intendo forme oppure proprio oggetti, oggetti di uso quotidiano concreti. Attenzione a non cliccare quelli con la stellina gialla, perché la stella gialla corrisponde al passaggio, diciamo, alla modalità appunto freemium, la modalità a pagamento, il piano che viene chiamato il piano star, eccetera, eccetera. T sta per casella di testo, BG background sta per sfondo, questo pulsante che per convenzione riconoscerete per inserire immagini anche personali o scegliere all'interno della libreria già offerta. Poi abbiamo la possibilità di inserire addirittura clip video, di inserire musica intesa come, state sentendo? Come brani musicali già liberi e quindi con licenza d'uso corretta da utilizzare, piccole clip che facciano da sfondo. E poi ancora abbiamo un tasto
in fondo con delle stelline che si chiama effetti speciali. Allora, noi rimaniamo ora all'interno del nostro lavoro. Questa lui la chiama GIF senza titolo, come vedete, o GIF senza titolo. Clicchiamo in alto, invece noi il titolo lo andiamo ad assegnare, c'è cioè il cursore che lampeggia. Cancelliamo e digitiamo auguri di Natale, ad esempio, prima A. Bene, a questo punto come si lavora all'interno? Intanto per maggiore comodità visiva, clic sul 42, facciamolo diventare un pochettino un 63% zoom, che è confortevole per la nostra vista, ma non altera le dimensioni del prodotto finale. A questo punto, clicchiamo in alto, guardate com'è semplice anche prendendo un modello. Clic, vado a modificare il mio testo e a destra, se notate, quando io sono su un oggetto selezionato, ho le proprietà di quell'oggetto lì, cioè le barre degli strumenti mi compaiono solo quando servono. Adesso cancello con il mio tasto backspace, ricordate quello sopra il tasto invio, cancello, 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 e questa volta scrivo auguri ragazzi della prima A. Punto esclamativo. Poi con il tasto sinistro premuto io posso spostare questa mia casella di testo. Interessante. E non l'abbiamo solo qui. Vedete? Ve lo mostro. Lo troviamo anche in Canva, il righello tratteggiato, video corso sempre qui sul mio canale YouTube. Di modo, insomma, che spostando gli oggetti, ecco, non perdiamo l'orizzonte. In alto, clicca ancora, modifichiamo anche questa porzione di testo. Con affetto dal vostro insegnante. Eccoci qua, spostiamo. A questo punto, tanto per avere un'idea di che cosa stiamo facendo, io il 63 lo clicco, questa è la percentuale di zoom, lo riporto a 50, ho due tasti play con la freccia. Allora, il tasto più piccolo riproduce la singola scena, il tasto più grande riproduce l'intera sequenza. Scena 1 la vediamo qui a destra, scena 2 quella in realtà che noi andiamo a cliccare. Quindi avete un pochettino anche capito come sia lo scenario che si presenta ai nostri occhi per l'utilizzo di Animaker. Allora, clicco sul play grande, vediamo un po'. Allora, musica di Natale non c'è. Ma perché non c'è la musica di Natale? Perché dobbiamo inserirla noi. E a questo punto, guardate, pulsante a sinistra, nota musicale, clic. Ecco, cerca musica, vedete? Riga in alto. Proviamo a digitare Natale, altrimenti tenteremo con Christmas. Premo invio sulla tastiera. C'è un Natale che però è con la stella, quindi non è free, non lo possiamo utilizzare. Proviamo a digitare Xmas questa volta. Xmas invio. Nessun risultato trovato. Per baccolina. CH Ristmas. Vedete, nel caso della musica natalizia abbiamo in realtà dei suoni che sono con la stella, cioè presenti sì, ma nel piano a pagamento, ma non c'è alcuna problematica. Con X abbandono la mia ricerca. Torno a cliccare la mia notina musicale, ho una serie di possibilità, ma perché no? Vediamo un pochettino. Per cartoni animati e narrazione, scegliamo qualcosa senza stella, didattico. C'è un suono piacevole, scorriamo ancora un po'. Dai, carino, semplice, clic sul più. Inserito il nostro suono, conferma aggiunta traccia musicale, clicca ancora sul pulsante viola con il play grande. Ora sì. Ecco, scena 1, scena 2 e poi si interrompe. Ecco, vi mostro ad esempio che cliccando su Babbo Natale è un personaggio e io per ogni personaggio posso decidere delle cose. Cose che sono ad esempio, beh, se deve avere un'animazione oppure no. Se deve essere riprodotto in loop, molto interessante, cioè se il mio personaggio debba avere una riproduzione all'infinito.
nella mia sequenza. E questo ve lo dico perché cliccando su scena 2, dove c'è ancora Babbo Natale, io adesso lo clicco, lo mando via con un clic sul bidone. Ricordatevi che siamo in scena 2. Controlliamo se in scena 1 è successo qualcosa. No, qui vedete che Babbo Natale è ancora presente. Clicco su scena 2. Vado a prendermi un personaggio, pulsante a forma di omino. Ecco i nostri personaggi. Ecco i nostri personaggi. Prendiamo per esempio un personaggio non con la stellina. Dai, prendiamo questo, dai, tutti gli elementi. Click. Con un clic io inserisco il personaggio. Con le maniglie angolari lo posso ridimensionare. Vi dicevo, ci sono analogie rispetto a Powtoon, ma punto di forza di Animaker è anche l'interfaccia, si dice, cioè la modalità dei comandi in lingua italiana. Inoltre, cosa posso fare? Allora, non svelo tutto perché lascio a voi la prova pratica su strada, ma con il tasto microfono al voiceover io potrei anche registrare la mia voce narrante qui. Nella realtà mi limito, come potete osservare, e sto sulla destra, a scegliere una posa tra quelle offerte. Vediamo un pochettino. Come posa mettiamo, ecco, una posa allegra, dai, per fare gli auguri ai ragazzi in un momento così particolare. Direi che siamo al completo. Un clic sul triangolo grande su sfondo viola. Scusate, c'è un piccolo errore. Andiamo su scena 1, anzitutto, eh? Guardate, lo rifaccio con voi. Perché quando vogliamo riprodurre l'intero contesto, naturalmente, portiamoci sempre su scena 1. Siamo come in una presentazione. Cominciamo sempre dal principio. Ed allora, clicco su scena 1, clicco sul mio triangolo grande, Babbo Natale, scena 1, testo nostro, scena 2, personaggio con animazione. Eccoci qua, creo veramente una piccola clip. Non badate al formato verticale che abbiamo qui, ne abbiamo molti da scegliere. Soprattutto vi ho voluto dimostrare prima, non era affatto voluto, che ho piacere di commentare con voi live, cioè in diretta, questi videocorsi, proprio per mostrare anche dove possano essere quei piccoli inconvenienti che con un pochino di tranquillità e con competenza digitale riusciamo sempre a risolvere. Siamo al termine, per cui non resta che condividere o pubblicare il nostro lavoro. Che cosa cambia? Se io clicco su condividi, io posso condividere con altri utenti e ho la possibilità addirittura di inserire indirizzi email di altri destinatari. Se con l'account della Google Suite immaginiamo un compagno, un singolo destinatario, se da docente ad alunno, e con questa tendina io decido se il mio destinatario debba modificare o solo visualizzare. Oppure ancora ho la possibilità, lo vedete, di cliccare su Visualizza link. Con un clic su copia ottengo la dicitura copiato e tramite mail all'interno di Classroom io ho la possibilità di copiare qui appunto ed incollare il link. Semplice. Se invece vado su Pubblica, come vi spiegavo, ci sono differenti tipologie di download, attenzione, nella versione free sino a 5 scaricamenti consentiti e le modalità sono GIF nel nostro caso, ma altrimenti ho la modalità classica video e il formato classico per i video tra gli altri è il formato MP4, così come per la musica troviamo l'MP3. Escluderei per utilizzo didattico altri pulsanti, ma molto interessante invece il pulsante YouTube per il caricamento diretto di questo contenuto video sul canale YouTube del docente. Ad esempio, perché preparo un'attività di storytelling e carico sul mio canale YouTube e poi preparo una lezione capovolta sulla base di questo contenuto. Dai, proviamo a cliccare prima di salutarci, scarica video per l'appunto. Vedete che ho addirittura la possibilità di scegliere la qualità alt, qualità che posso variare tra la semplice 480 pixel, cioè puntini, che è la base di YouTube, oppure ad ogni buon conto un bel 720 pixel, un cosiddetto HD Ready,
con una piccola filigrana, cioè nel piano gratuito hai 5 download e una piccola filigrana che francamente non disturba granché. Io clicco sul mio scarica. Attenzione, aspettiamo un attimino. Il tuo video è in attesa nella coda di rendering. Il rendering è la elaborazione del prodotto finale. Vi mostro anche, spostando il mio simpatico faccione, che ci dice: riceverai una notifica al termine del processo e potrai scaricare il file. Bene, attendiamo. La barra è quella che vedete. La barra di caricamento e di attesa di completamento è quella lilla. Vi avviso di già, in funzione della durata della nostra clip animata, quella barra lilla potrà, ecco, avere una durata per il suo completamento inferiore oppure ancora, ecco, superiore in termini di tempo. Regoliamoci in funzione dei nostri impegni e della nostra necessità. Ora, in realtà, io, come vedete ora, anche per non tediarvi, attendo buono buono che completi il download. Mi fermo qui perché lascio a voi la prova pratica su strada. Naturalmente, se volete far prima, è possibile condividere il link e non avere dunque in locale, si dice, il file video o formato GIF del nostro lavoro. Un caro saluto a tutti voi e a tutte voi da Andrea Cartotto. Ancora buona festa dell'Immacolata e appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso. Ciao!